l'occasione per una riflessione, un po' per un primo bilancio dopo vari mesi di questa esperienza di governo. Mi sento di definirla un'esperienza di governo assolutamente innovativa, che scandisce un significativo mutamento di passo della politica italiana, dove quando io volentieri, anche orgogliosamente, rivendico la natura populista di questo governo, lo faccio proprio alla luce di questa continuità tra promesse elettorali, impegni sottoscritti al momento di iniziare l'esperienza di governo, azione di governo che si sta realizzando in questi mesi e in particolare anche con la manovra economica. Questo modo di procedere ha dei vantaggi, io credo, di cui beneficia l'intero sistema democratico. Consente di tradurre le parole della politica più direttamente in fatti, permette al governo di mantenere un costante collegamento con i bisogni dei cittadini, di guardare costantemente alle urgenze e ai bisogni dei cittadini, e consente, direi, anche ai cittadini di recuperare la fiducia nel sistema nei confronti della politica. E forse qui abbozzo una mia personale spiegazione: se i sondaggi a distanza di mesi ci danno ancora molto apprezzati dai cittadini, è forse dovuto a questa continuità, a questa coerenza nell'azione di governo. Questo non è il governo, credo i cittadini l'abbiano percepito, non è il governo delle lobby, di potentati economici, di comitati di affari. Io non ricevo nelle stanze di Palazzo Chigi, e a dire il vero neppure nelle stanze del mio appartamento sovrastante, personaggi che rappresentano interessi particolari, lobbisti, esponenti di comitati di affari. Ricevo persone che hanno incarichi istituzionali, che rappresentano anche categorie di interessi, ma in modo trasparente, alla luce del sole, e quindi la nostra agenda di lavoro è dettata dai bisogni, dalle urgenze dei cittadini. Anzi, mi piace anche lanciare qui una nuova iniziativa che vorrei realizzare con il nuovo anno. L'ho intitolata Donne e uomini normali, gesti esemplari. Voi sapete che a Palazzo Chigi, per ragioni anche di protocollo e per istanze di governo, io ricevo, incontro spesso capi di Stato, c'è anche un protocollo nel riceverli, si ricevono nelle sale di rappresentanza, ci sono incontri bilaterali. Con il nuovo anno mi piacerebbe quindi individuare appunto donne e uomini normali. Non sto neppure parlando di coloro che ad esempio hanno alle spalle dei risultati nel campo della ricerca scientifica particolari che sono stati raggiunti, non sto parlando di chi merita un premio Nobel, sto parlando di cittadini normali che però hanno compiuto dei gesti che possono essere di esempio per tutti, che tutti dovremmo compiere, però delle volte ci dimentichiamo di compierli. Mi piacerebbe quindi ricevere questi cittadini con gli onori di incontri bilaterali.